Buonasera a tutti, TalkBiker. Oggi è sabato, esploriamo il Giappone insieme con Vaps. E come te dal titolo, oggi andiamo a Yamagata. Andiamo a Yamagata, che è città capoluogo della prefettura omonima, nella parte nord dell'isola di Honshu. E andiamo in questa città, giriamo un po', esploriamo un po'. Sempre con Vaps, quindi giriamo un po', vediamo un po' di foto, poi giriamo anche un po' attraverso la città. E vediamo un po' che si può fare. Cosa si può vedere? Ho trovato un po' di cose interessanti in questa città, insomma, non è una città grandissima, però insomma, è questa sempre, come ho detto l'altra volta, vediamo tutti i vari capoluoghi di prefettura, quindi vediamo, pian piano vediamo tutti, quindi, cioè, insomma, città più importanti, città meno importanti, quindi, però ognuna c'è qualcosa di interessante, insomma. Vediamo. Allora, intanto, c'è un spettatore, ciao Gabriel, ciao. E vediamo, intanto se funziona il chat, vedete i contatori, quindi i contatori di follower, se vi iscrivete diventate follower anche voi, quindi possiamo aumentare il numero di follower. Allora, chiudo cose che non servono. Allora, questo via. Allora, vediamo se funziona il chat, dovrebbe funzionare, perché di solito qua sta già funzionando perché ci sono già iscritti, quindi ci sono già posti. Allora, comandi. Mettiamo i comandi. Ok, comandi. Allora, vediamo un po' dove funziona. Ah, ok, comandi. Dove è bocca social? Allora, questi sono appunto i tre comandi della chat. Quindi, iscrivetevi al canale, costa niente, basta cliccate sulla campanellina, sul coso. Ah, grazie, Gabriele, si è iscritto al canale, grazie. Si vede? Ha contato il contatore prima, se sta sul contatore, c'è dato, non funziona. C'è dato, mi sono aggiornato, è un po'. Non ha contato. Il contatore fa un po' così. Vabbè, dopo ragionerò. Doveva contare, invece non ha contato, strano. Vabbè, grazie se sei iscritto al canale, grazie. Dopo semmai aggiornerò a mano il contatore perché il suo contatore va un po' come gli pare. Allora, dicevo, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, diventate follower e sostenete il canale. Mettete mi piace se vi piace la live, quando l'avete vista, alla fine se vi è piaciuta mettete mi piace. Poi, se volete sostenere il canale, visto che non si possono fare ancora gli abbonamenti perché il canale è ancora piccolo, quindi gli abbonamenti non si possono fare. Potete fare piccola donazione tramite Streamers o Coffee.com, indifferentemente i due siti sono validi, entrambi, a pochi spicci potete fare, insomma, per sostenere tutto il network di TalkBiker, tutto quello che faccio, insomma, ci metto tempo, quindi insomma, se volete sostenermi, potete aiutarmi. E se volete, potete acquistare il mio ebook, che trovate a 5 euro su Amazon. E facendo queste cose potete sostenere tutto il network di TalkBiker, che oltre qui al canale YouTube, oltre a quel canale YouTube, trovate tutte le varie che ho fatto precedentemente, quindi quando parliamo di amatri, parliamo di manga, letteratura giapponese, cinema giapponese e arte giapponese, e ci sono anche lezioni di lingua giapponese, trovate qua il corso, tutto nella playlist del canale, e tutto qui sul canale YouTube. Trovate anche i video che ho fatto, tutti gli anni, ci sono già ancora, questi video che ho fatto girando tutto in bici, qui qua con ancora, e pochi belli, migliorati, posti belli, interessanti da vedere, insomma, se vi piace andare in bici, anche per chi magari solo come turismo, poi ci va in macchina, insomma. Posti ben interessanti a vedere. Trovate tutto questo sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Instagram dove trovate sempre la pagina Facebook dove metto sempre gli avvisi, quindi iscrivetevi, qui sarete sempre aggiornati perché stamattina ho messo l'avviso che ho fatto la stasera, quindi se c'è qualche problema posso metto anche l'avviso che magari rinvio online, insomma tutti i link, tutto sulla pagina Facebook. Metto. Poi c'è il gruppo Facebook, poi vi iscrivete alla pagina e vi invito al gruppo. E poi c'è la pagina Instagram che metto varie foto, cose, se ne vai, e TikTok metto i video, adesso un po' di tempo che metto i video su TikTok, però ci ritornerò, qualcosa però. E poi c'è la mail, otakubike@gmail.it, quindi se volete contattare in modo diretto, oltre ai post che potete mettere sui vari social, c'è anche la mail. Ah, vi dico che adesso la mail su sto giorno non funziona, non si sa perché, ma Libero ha fatto, un po' di mesi fa c'era stato quel problema che non funzionava più la mail del Libero, no? E anche oggi devo inviare la mail, purtroppo non ho potuto inviare perché non si è bloccato, stavo mettendo a posto, speriamo che per domani l'abbia messa a posto sta mail. Perché le mail del libro non funzionano. Sia il libro che il vicino. E speriamo che la metteranno a posto. Qualche altro. Ok, ho tutto, quindi iniziamo. Un attimo che chiudo qua, cioè chiudo la cosa da fastidio. Ok, iniziamo. Allora, in diretta. In diretta, adesso apriamo il browser e andiamo a vedere direttamente il. Allora, aspetta, si è attivato il browser. Un attimo, che se no. No, infatti non è attivato. Browser. Andiamo a vedere, esploriamo questa città, Yamagata. Vediamo un po'. Un attimo, che si apre il browser. Adesso speriamo che vada tutto bene, non si rallenti niente.
Io naturalmente la chat la vedo, intanto butto un occhio sull'altro computer perché aprendo il browser OBS è sotto, quindi non lo vedo. Quindi non ho la chat davanti alla faccia, davanti agli occhi non ce l'ho sull'altro computer, quindi ogni tanto butto l'occhio sull'altro computer e vedo la chat. Se magari non rispondo subito, scusatemi. E perché qua davanti c'ho appunto il browser, quindi la chat non la vedo. Ok, allora, iniziamo, apriamo un attimo il... Allora, dov'è? Un attimo che apro. Ok. Allora, Yamagata c'ha la pagina Wikipedia. Pagina Wikipedia che però non dice niente, due righe dice sulla faccio vedere. La pagina Wikipedia di Yamagata. In certi casi appunto ci sono città più importanti, ci sono belle pagine che spiegano tutto, insomma. Se andate sulla pagina di Tokyo è lunghissima, invece. E qua dice niente solo questo. Yamagata Shishi vuol dire città, no? La città del Giappone. Capoluogo è prefettura omonima. Basta, per questo dice. Queste sono le bandiere, il simbolo, ogni città ha il suo simbolo, la sua bandiera. Questa è una foto. E il Tohoku, Tohoku sarebbe la regione a nord, la zona nord dell'Oshu, de insomma, la zona qua a nord, no? L'Oshu, quindi a nord di Tokyo, verso l'Hokkaido, su c'è l'Hokkaido. L'abbiamo visto tempo fa. Sono quant'è? Sono 200, non c'è la popolazione, dov'è? Abitanti, sì, 255.000 abitanti, sono una città come Bologna, su per giù, insomma, forse un po' più piccola. Quindi non tanto grandi sono città. Wikipedia c'è solo questo, vedo questo non dice. Qui andiamo a vedere direttamente la città. Google Maps. Allora, partiamo. Allora, stasera non so se faccio adesso un'oretta, abbiamo finito alle 10, 15, 20 proprio stacco. E allora, ok, apriamo Google Maps. Quindi magari ci mettiamo due live per parlare, magari. Certe città facciamo una, adesso la certe facciamo più. Se andate a vedere sulla playlist trovate Tokyo, ci siamo stati un bel po' su Tokyo. Abbiamo visto Kyoto, abbiamo visto Osaka, abbiamo visto Nara, quindi le città principali. Adesso andiamo a vedere, partendo da nord, abbiamo fatto l'Hokkaido, poi scendiamo giù. Allora, questa è Yamagata. Vi faccio vedere anche un po' dov'è, nel Giappone, però si vede un po' meglio. Riduco un po', si vede un po' meglio. Allora, qua c'è Sendai. Sendai facciamo la prossima volta, cioè, adesso vediamo se riusciamo a finire Yamagata oggi, ma difficilmente. Poi, dopo Yamagata faremo Sendai. E Sendai è bella grossa, lì c'è da vedere. C'è da vedere un sacco di cose. Allora, infatti qua è vicino. Ecco qua, andiamo proprio al centro, proprio qua, proprio in mezzo. L'altra volta abbiamo visto la città prefettura. Abbiamo visto dove era, non vedo più. Era qua su. Allora, abbiamo visto la prefettura di Iwate, con Morioka, abbiamo visto. Akita, abbiamo visto Akita l'altra volta, lì è sul mare. E ci vediamo appunto Yamagata, che sta proprio in mezzo ai monti, qui sta proprio sulle le Alpi giapponesi, chiamate le montagne, la catena montuosa che appunto che attraversa tutto il Giappone, chiamate Alpi giapponesi. Quindi andiamo a vedere Yamagata, vediamo un po' qua. Allora, avviciniamoci e poi andiamo a vedere. Come al solito partiamo sempre dalla stazione, insomma, diciamo che arriviamo in stazione, uno arriva in città, arriva in stazione, quindi da lì vede. Con Shinkansen, questo è lo Shinkansen, e arriviamo in città. Ah, questa è la città, qua ci sono qualche donna qui dappertutto. Allora, la stazione sta qua, la stazione, vedi già ci sono due cose, musei, quasi come dopo tutto, ripetiamo. Giriamo un po' per la città, allora, la stazione qua, dove cavolo vai? Dove ci vado? Comunque, dov'è? Scusate, una segna. Vabbè, ho salvata qua adesso, la faccio vedere qua. Ho salvato proprio la pagina della stazione, perché se no qua non ci arriviamo mai. Allora, stazione Yamagata. Vediamo un po' di foto, poi vediamo un po' vicino alla stazione, come qua. Allora, ecco qua, i treni, Shinkansen. Dai, ecco qua, la stazione Yamagata, questa è la stazione centrale. Allora, più a nord c'è una stazione, infatti qua più a nord c'è Ita-Shimagata, sempre Shimagata Nord. Sapete che Kita vuol dire nord e Minami vuol dire sud. Allora, qua è la stazione. Avviciniamoci un po'. No, un po'. Il problema è che le città giapponesi non c'è mai, cioè non c'è mai il centro storico, quindi non c'è mai la parte principale, perché ci sono i quartieri residenziali, poi ci sono magari i quartieri commerciali, però un centro storico proprio da visitare, insomma, quasi tutte le città non ce l'hanno. Ci sono le città antiche, ma dopo ne vedremo alcune di queste città antiche che non sono capoluogo, ma sono piccole città, che sono anche magari storiche molto belle. Questa è la stazione. Vediamo un po' di foto, vediamo un po'.
Mi sono sempre qualcosa di interessante, oltre ai treni, magari. Infatti l'altra volta abbiamo visto la stazione di Akita, c'era il monumento fatto ai cani, al famoso cane Akita, che sarebbe la razza dei cani proprio della zona, no? Il famoso fotografico, no? E magari c'è qualcosa di interessante nella stazione di Akita. Diciamo andiamo ai treni. I treni sono sempre belli, davvero. Quindi io sono otaku che manca l'otaku dei treni. Sapete che in Giappone c'è proprio una tradizione di otaku di treni, no? Fissati con i treni, con i vari treni, tutte quelle cose, anche i modellini e così via. Da questa stazione. In tutte le stazioni sono proprio delle piccole città, all'interno della città, quindi c'è i negozi e cose varie, insomma. C'è un sacco di cose dentro la stazione. Poi vediamo anche i modelli dei treni, sono interessati. Adesso ci siamo 5 minuti, poi andiamo a vedere la velocità. I treni che vanno appunto dalla Shinkansen sono più belli, i moderni, fino ai treni questi qua un po' più, i treni locali sono un po' più vecchiotti, ma anche proprio come stile, magari sono moderni come treni, però lo stile resta un po' di come stile di treni. Qua, questa è il giardino che c'è davanti alla stazione. Guardate qua che treni, che stile, che tipi di treni, questi treni locali sono. Le varie compagnie, varie. Chi c'è già, Paraguay, che serve la compagnia, il treno Italia giapponese, e poi ci sono anche le compagnie private locali, quindi sono varie ditte locali. Fanno i giri magari solo alcune tratte locali. Allora, questo c'è qua, c'è bloccato. Insomma, sì. Purtroppo intanto va un po' lento, e soprattutto è Google che è pesante, insomma, il Chrome è un po' pesante, insomma. Quando c'è da vedere, ah, questo ho fatto qua, questo qui ho fatto con il Lego, il mattoncino, il treno ho fatto con il mattoncino. E comunque Google Street e Google Maps sono un po' pesanti, quindi tanto si blocca dopo, ragazzi, c'è la pagina che si è bloccata, la vuole sbloccare. Shinkansen, vabbè qua, oltre ai treni, non fa vedere. Poi sono bello che i treni sono proprio delle cose molto dipinte, molto curate, spesso ci sono immagini di anime, di manga. Sono stati anche i treni speciali, hanno fatto anche Shinkansen con il disegnato, lo stile di Evangelion, insomma. A questo punto, vediamo un po' di foto, intorno alla stazione. Ok, qui dall'alto, ok, andiamo a vedere, giriamo un po' la città. Usciamo dalla stazione, giriamo. Allora, vediamo, usciamo, vediamo, andiamo. Aspetta, il piccolo un attimo. Sentiamo la parte est o parte ovest. Andiamo di qua, dopo c'è anche la parte qua su, sul giardino. Quindi, chiamo street. Lo street, vediamo un po', ecco qua. Partiamo qua. Qui c'è il parcheggio, di solito. Tante volte le stazioni giapponesi sono belle perché di solito intorno, cioè davanti alla stazione c'è proprio la stazione di auto, sulla stazione metropolitana, la stazione dei tassi, cose che magari in Italia non c'è sempre. Non c'è sempre da dove, quindi non tutte le stazioni italiane c'è questa cosa. In certi casi magari la stazione di auto è un po' più lontana, cioè magari la fermata è la stazione di Florida e basta, invece qua c'è sempre il capolinea, insomma. Organizzati molto bene. Ma questa stazione, un po', questa qua è la stazione del palazzo, molto grande, dopo c'è tutto il centro commerciale, tutti i negozi, non so se c'è solo varie cose. Allora, andiamo un po' qua, giriamo un po', viene andare a vedere, vogliamo vedere qualche museo, qualche cosa. Intanto poi giriamo, andiamo verso proprio la città. Allora, come al solito io parlo sempre, oltre a parlare con le città che vogliamo, metto cammino, metto cosa, parlo un po' delle serie TV che guardo, quindi oltre a ciò poi parliamo anche delle altre cose. Quindi serie TV che sto guardando ultimamente, quindi film, serie TV, insomma, quello che sto vedendo ultimamente. Adesso andiamo di qua, andiamo su. E ultimamente ho visto un po' di cose con le serie TV. Adesso sta cominciando. Allora, ieri ho visto Young Sheldon, non so se avete mai visto. Young Sheldon, questo è lo spin-off di Big Bang Theory, no? E vi dico che mi piace più questo che Big Bang Theory. Big Bang Theory mi piace più, insomma. Cioè, vedere come Sheldon Cooper è diventato Sheldon Cooper, insomma, fa ridere un po'. Ma mi piace molto questo ragazzetto, che fa questa famiglia strana, che sa, negli anni 90. E che è molto più genio, invece la famiglia persona, gente normale, no? Anche un po' tutto va meglio, insomma, un po' studiato. E comunque è bello, divertente, lui che è già in università e poi è arrivata la stessa stagione, quindi insomma ha fatto molto.
E beh, interessante, adesso ho visto, cioè, ho visto i primi due episodi della sesta stagione, ho visto tutti, quindi, in realtà, io vedo italiano perché non c'ho le altre serie. Tante volte che, se avete seguito, se lo sapete, io solito le cose in lingua originale su Bar non la vedo perché è l'autore qua, la stai a leggere, sempre i sottotitoli che sconvolge molto. No, lascia stare. Dicevo, ha messo tutti i titoli mi dà fastidio perché insomma è una cosa fastidiosa sempre posto. Uno per leggere tutti i titoli si distrae e non riesce a concentrarsi sul film, sulla serie, perché la serie, cioè tu guardi un film, ti concentri, è bello l'audio perché senti quello che dice, però ti concentri anche magari sulle cose particolari, magari c'è cioè, l'attore che sta parlando, sta dicendo una cosa, vedi lo sfondo, succedono altre cose, vedi, insomma sono cose interessanti. Quando vedi un film devi guardare anche proprio l'ambiente, quello che succede. Oltre a quello che stanno facendo i personaggi, quello che stanno dicendo i personaggi, è interessante anche vedere anche come l'ambiente, quello che sta succedendo dietro i personaggi. Invece con il sottotitolo devi concentrare con il sottotitolo a leggere ed esclude senza quello. Quindi secondo me è meglio vedere la cosa doppiata, il doppiato è molto meglio. Secondo me è molto meglio il doppiato. Anche gli anime, sono gli anime li ho sempre doppiati. Ho fatto qualche eccezione, magari ho visto qualche serie. Doppiata perché sottotitolata perché insomma doppiata non si trovava e per questo mi ha dato un muro diciamo aspetta vedi qua queste casette adesso diciamo tra qualche casa dicevo altre volte che l'architettura è bella l'architettura giapponese è bella perché è interessante perché al di là delle case poi così posso trovare certi palazzi belli interessanti l'architettura moderna per chi piace l'architettura insomma il Giappone è molto interessante. Ci sono certi edifici che magari da TG vedi un edificio di un tipo di uno stile diverso da un altro, ma fai 10 passi vedi uno stile diverso, insomma. Cioè, l'architettura sia moderna ma anche un po' più antica, insomma. Inizio Novecento, anche 800, sono anche cose interessanti. Cioè. Allora, vediamo un po'. Aspetta, adesso qua andiamo verso il museo. Aspetta un po', andiamo verso il museo. Allora, aspetta che apro qua sotto, vediamo un po' cosa c'è. Che c'è un po' il museo, vediamo un po'. E si apre qua, apri, questo un po' lento questo qua, non si apre mai, apri, mi si apre, ecco attenti, purtroppo è un po' pesante la cosa, vediamo se blocca, ecco che si è bloccato, ricarichiamo, ogni tanto Google Maps fa così, c'è da qua, tanto se si blocca, è pesante proprio, provo, allora attimo, riparte. Allora, vediamo un po' se si apre. Apri. Ecco. Dai, apri. Ok. Allora, c'era. No, aspetta. Allora, questo qua lo devo dire. Museo Folk. Folk Museo Mushukade. Andiamo a vedere questo qua. Allora, adesso. E siamo direttamente alla pagina. Andiamo alla pagina. Vediamo la pagina direttamente, poi c'è anche, così leggiamo anche qualche, di solito sulle pagine si trova sempre qualche commento del guido locale, insomma, quello che c'è stato. Okay, poi vediamo che foto. Allora, dov'è? Questo qua. Folk Museum. Andiamo a Folk Museum, vediamo la data. Quindi museo un po' questo, qua. La data Folk Museum, Bunshokan. E sta qua, qua. Quindi la stazione qua, mi sono 2, 4, 6, 8, 1 chilometro di distanza, insomma, la linea dai poco più in chilometro. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua, se c'è qualcuno che dice qualcosa, e poi vediamo le foto. Allora, un attimo, vediamo, questo non è più, vediamo un po' se dice qua, cosa dice qua, è difficile se può fare, quindi ovviamente la traduzione è un po'. E quella traduzione che fa Google, quindi magari c'è qualche frase un po' così. Puoi vedere, magari te la usa perché puoi vederla gratuitamente. Vediamo se c'è una cosa. Che tempo quando vieni al museo popolare per vedere la data più sciocca. Apri a vedere, a differenza dei moderni edifici prefabbricati che si concentrano su costi e tempi di consegna, l'edificio in mattoni in stile britannico, della prima età moderna, ha un aspetto solido e travolgente che ti impedirà di cambiare.
purtroppo sono stati un po' stare questa cosa. Siamo andati, siamo andati, vediamo il fattore, così andiamo giù. Sono interessati. E poi c'è questa traduzione un po' più. Allora, vediamo un po' da vicino. Avviciniamoci un po'. Dicevo, una volta, cioè, dicevo, io sono andato a volta, che quando si ingrandisce non c'è mai modo di ingrandire con tu prendi 100 qua, no? Devi ingrandire qua, invece quando ingrandisce si sposta sempre. È scomoda questa cosa, del max. E tu quando fai ingrandimento devi ingrandire al centro il punto che è questo, invece è un po' come fare. Allora, andiamo, vediamo un po' da fuori. Giriamo un po'. Vediamo un po'. Andiamo qua, andiamo. Dopo ci ritorniamo sulla strada. Ecco qua, andiamo fuori. Quindi cammina e arriviamo giù. Edificio, questo è un edificio in stile in britannico di 800. In Giappone si trovano questi edifici, insomma, magari sono fatti moderni, però sono anche di epoca proprio originale, infatti fine 800. Dopo la rivoluzione Meiji, quando appunto il Giappone si è aperto l'Occidente, sono stati anche molti architetti, sono andati occidentali, sono andati italiani, tedeschi, inglesi, sono andati in Giappone, hanno costruito molte opere, insomma, fatto molte opere. Hanno contribuito anche a far crescere la scuola architettonica in Giappone. E poi proprio in trasporto in Italia, vediamo qua. Questo è l'edificio. Poi andiamo a vedere le foto, magari ci va anche all'interno. Questo museo. Un bel edificio. Vediamo. Adesso si riesce a entrare lì. Accettate, c'è qualche cosa per entrare, no? Un po', sai, no? Qua ci va. No, dentro ci va. Niente. Allora andiamo a vedere qua. Prima cosa, tempo fa, adesso mi sa che era tolto. Mi ricordo che anni fa, qualche anno fa, su Google Maps c'era la possibilità di andare a vedere, di entrare in tuoi negozi, di entrare a vedere. Non so perché l'hai tolto, non c'è più questa cosa. Potevi entrare direttamente dentro i posti. Allora, dove stai? Non tutti, ovviamente. Qualche ora fa, trovare dei negozi interessati, visto cose belle, anche negozi di fumetti, librerie, negozi anche di vestiti, insomma, dove potevi entrare dentro, andare a vedere dentro. Vabbè, sono creato la nostra cosa. Andiamo in foto, ma questo va dentro. Portiere dentro. Poi dentro, ma questo va dentro. La sala c'è dentro. Non so se ci fanno, se ci hanno fatto, poi ci fanno ancora dei convegni, degli incontri. Di fuori. Ma già infatti vedete come stivo, mi sembra proprio inglese, no? C'è un palazzo in Inghilterra, che dentro. Il museo un po' più visto. Il museo un po' più visto, cosa c'è? C'è qualcosa dentro, c'è la voce, ma quelli sono fuori. O ci fanno le mostre temporanee, sugli altri. Poi scagliare. Vai ai salotti, vai cose, poi fanno gli incontri, fanno le cose, insomma, ci fanno i club, insomma. Dunque, altre cose non c'è niente. Sono un servo, però. Porto di notte. Tutte sale con 6 e basta, che museo è? Scarinato. Cioè, bello a vedere come edificio, però non c'è niente. Io vedo per altri siamo qui, ho fatto la ricerca l'altro giorno, quindi cioè, mi sono segnato i posti a vedere, poi ho vedo siamo qui, però. Quindi non l'ho visto prima. Non fare niente, cioè dentro ci sono le sale, basta, non serve un niente, un solo fuoco, vabbè, comunque bello edificio, comunque quello là, poi vediamo, c'era un altro museo più bello, interessante, allora, vediamo un po', c'era un altro museo, da vedere, allora, museo, vabbè, Museo d'arte, vediamo un po' sul museo d'arte, vediamo cosa è vero. Museo d'arte. Ah, museo d'arte. Andiamo a guardare il museo fatto. Che sta qua su. Lo stavo qua. Non vedeva.
Andiamo qua. Questa qua. Poi ci fa un po' di strada, ma dovrei andarci direttamente. Dopo qua andiamo anche i castelli, le rovine del castello. Ho visto anche altre volte in certe città sono delle rovine, certi castelli ancora esistono, come la Rosa Grande, in certi castelli sono abbattuti, sono solo delle rovine. Allora, vediamo un po', non so se sta qua. La strada. Allora, famo questa strada qua, andiamo giù, da qua andiamo giù. Fa un po' di strada. Fa un po' di strada, andiamo un po'. 200 metri, quindi soltanto. Allora, aspetta che è sempre la rovescia. No, va bene, ok. Non mi accettate, sembra la rovescia. Ok, vai giù. Andiamoci. Andiamo dai giù, ok. Dicevo, sei TV, quindi è già vedi gli edifici, non so. Certi sono un po' buttati, insomma. Certi sono anche interessanti. Dicevo, sei TV, ho visto appunto Young Sheldon. Poi, ci sono un po' di serie che stanno ricominciando, che ancora non ho visto. Ah, Black Mirror, ho visto, non so se avete visto Black Mirror. La serie britannica di fantascienza antologico, perché di solito ogni episodio è una storia, di solito antologico, ogni episodio c'è, racconta qualcosa. E sesta stagione, vai, sesta stagione, sì, la sesta, sì, sono 5 episodi stanno a fare. È un po' di tempo che faceva, perché l'ultimo l'ha fatto, quando l'ha fatto, un po' anni fa, l'ultimo anni fa, l'ultima serie. Comunque è bello, molto interessante, ho visto il primo episodio e mi piaceva molto. Fa sempre queste cose distopiche, quindi un futuro, poi il futuro, insomma, metà del futuro, quasi presente, ma niente. Poi fai sempre questa cosa delle tecnologie, quindi che fanno, insomma, sugli umani, i robot, i media, insomma, sempre molto interessante, sempre molto cupo, poi anche cose, insomma, tragiche, insomma. Quella serie è molto bella, sicuramente l'ho vista, vedete, Black Mirror, perché è bella. Sei in Italia, dove pensi in Italia? Sì, Britannica, Britannica. Non so se la fa la BBC o la Sky, su chi è che lo fa. Comunque, è bella questa serie. E ho visto il primo episodio, molto bello, molto bello. Insomma, avete visto? Della stessa stagione. Che fa anche un po' la cosa, anzi no, ecco adesso vi dico, è Netflix l'ha fatta. Adesso non so le stagioni precedenti, comunque questa qua è fatta Netflix. E fa un po' la parodia di Netflix. Infatti fa la parodia di Netflix un po'. Cioè ti fa vedere un po' il lato oscuro di Netflix. Quindi forse preso un po' in giro Netflix. Insomma, gli altri per me sono fatta la cosa, però. Ti fa vedere le estremizzazioni di Netflix. Un nome cambiato, ovviamente. Però come tu vorresti in futuro recente, futuro a breve con l'intelligenza artificiale, quelle cose lì, insomma. Come potrebbe andare a finire tra qualche anno. E comunque ci sono stati anche anni passati delle puntate molto, molto belle, proprio, che facevano pensare. Scusa, è il vostro frutto, che sapete che in Giappone la frutta costa un pacco, costa tantissimo, adesso magari questi sono negozi un po' più di quartiere, diciamo, di solito se andate sui mercati c'è certi prezzi della frutta, perché in Giappone la frutta non c'è tra i giapponesi che si mangia così, quindi è un po' si usa per i regali. Si usa per regalare qualcosa, quando vai a trovare qualcuno che sta male, oppure che vai a trovare qualcuno che tanto per lo trovo, per non vedere, ti porti un cesto di frutta a volte. Un cesto, insomma, un po' di frutta, perché costa tantissimo. Là adesso andate a vedere, cioè, le mele confezionate una per una, quindi la trovate a chili. Ogni mela trovate confezionata una per una, proprio con il cestello. E i prezzi sono proprio. I meloni costano meno di un avvicinare, ma un melone può costare anche migliaia di euro, un melone, ma non scherzo, fate un po' di ricerche in giro su internet e la frutta è proprio una cosa. Dopo magari andate in campagna, in città, questo in città, in campagna trovate un po' meglio, costa un po' meno. Ma come i cinesi, soprattutto i cinesi in Giappone, ci sono, però, insomma, perché soprattutto in Giappone. I ciliegi e le piante si trovano i fiori, i frutti. Credo che molti ciliegi non fanno i frutti, fanno solo i fiori e basta. Esistono anche i ciliegi a frutto, quindi. Poi le fragole, insomma, i vari frutti. E cosa è importante, insomma. Io ho anche degli amici in Giappone, mi hanno detto, insomma, che la frutta là. Sono venuti qua in Italia, hanno visto la frutta costava poco, insomma, poco, confronto a loro. E anche a loro, insomma, ma la frutta magari costa tanto poco, però. Comunque
Confrontatore insomma costa pochissimo, anche se vai in supermercato insomma un chilo di mele, guarda, 1,5 euro, 2 euro, miscelare insomma, un chilo di mele, via, che con 2 euro ci finiamo la cena, no, ma Marco, la mela costa 10 euro, può costare, poi sono tutte perfette, tutte cose, confezionate una a una, appunto perché le usano come dono, quindi usano per donare appunto come. Invece non esce, non esce, non la frutta. Quindi una che la mangio a pranzo, a pasto. La pasto, le verdure, già le verdure diverse, le verdure sono qua, le verdure, sono qua, le verdure. Ma il museo questo qua. Questo museo. Andiamo a guardare, museo fatto. Guardate l'interno. Allora, non voglio entrare. Bisogna che dietro, l'entrata deve essere qua. E davanti qua. Molti sono appunto su questi edifici un po' anonimi, ho visto anche in altre città, ho visto. Gli edifici un po' siamo dei scatoloni, un museo con il pochetto, molto più bello. Però da fuori magari sono un po' anonimi, come edifici. Non tutti, ho visto anche certi edifici sono anche storici, insomma, spesso sono edifici un po' così. Qua non si può entrare. Quindi, questa è la chiave normale. Vabbè, andiamo a vedere qua, da fuori. Andiamo da fuori. Vediamo se c'è scritto qualcosa, qualche recensione. Vediamo se c'è qualche recensione, vediamo un po'. Apre 10. Apre 10, da 10 a 17. 10 ore già poi, adesso già poi sono le. Sono le 5 del mattino, quasi ancora 10. Le 4 del quarto. Quindi da 10. Andiamo, vediamo se c'è qualche recensione. Si trova fuori dal cancello i ghiacci Otemonde, Caio Park. Caio Park, fate questo qua, Caio Park. Il Mogami Yoshiaki Historical Museum è costruito accanto al Kai Park, lo stesso sito, a quella del museo. C'è una piazza di contatto di Letizia, sull'altro posto, la posizione e l'ambiente sono i migliori. Uno spazio ampio e ricco di verde, un luogo dove è possibile avvicinarsi all'arte, godersi passeggiate e visite turistiche. La fotografia evitate molti musei, questo è sempre così, di solito. Ma un peccato che non si possono scattare foto una volta entrati nel museo. E proprio si sa, insomma. E non voglio fare foto perché io c'ho la vede. C'ho la vede cartoline, cose proprio di voglio. I libri anche soprattutto. Voglio che ti compri il catalogo della mostra, perché se ti fai foto per conto tuo, il catalogo della mostra è del compro adesso. Poi c'è anche i diti, immagini. Allora, vediamo un po' se fai dentro. No, mi sa che cosa fanno mostre tematiche qua. Quando sono Yoshi, l'esposizione di Yamagata. Sono andato a parte, l'anno scorso. Vediamo cosa c'è. Sculture. Quindi in museo ci sono comunque sculture che magari chi guardi, non so. È una cosa differente, di solito sempre guardi, la maggior parte delle robe. I lati sempre quadri, 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 so anche la scultura, anche la parte della scultura è un po' distrattata nel lato, insomma, della scultura. Cioè, la scultura però si guarda sempre ai quadri. Ecco, questo è il quadro. Ah, guarda qua. Questo è il personaggio di Matsumoto, no? Dice Matsumoto. Adesso non so qua perché sta assumendo tutti i personaggi, insomma, da Principessa Esmeralda fino a quell'altra lì, la cosa lì, quelli di Capitan Arlo, quindi insomma, sta assumendo tutti. Quella anche di Eltero Galaxy, no? Quindi, sì, e donna, sono tutti, i personaggi di Matsumoto sono tutti quanti, tutti biondi, altri, si capello, li assumiamo tutti, non so qual è lo specifico. Cosa, composizione. Queste sono molte opere d'arte moderne. Infatti ci ha fatto una mostra su quasi questa la nave quella di Cosmo, questa no? Non è quella di Capitan Haddock, questa è la Yamato, la nave Yamato. E questo è il personaggio per le cose, che vanno sul Galaxy Express, no? Il treno. Vogliamo qua. Ne ha fatto una mostra sulle cose di Matsumoto, dice Matsumoto.
Quindi molte altre modelle, però anche queste mostre, adesso anche qua da Rui c'è un po' queste mostre su manga, gli anime, anche sui fumetti antichi, uscire dai. In Giappone c'è una cosa molto diversa. C'è musei, teatri che fanno mostre di, che parlano di fumetti, infatti fumetti, un'arte. Adesso ovviamente ho cominciato a capire anche in Italia che fumetti e arte, fino a pochi anni fa insomma, si considerava una roba, cioè, insomma, fumetti è una cosa, considerava una cosa minore. Quindi adesso ovviamente ho cominciato a capire che fumetti e arte. E che si fa anche business, che si fa i soldi, insomma, a parlare di fumetti, cioè a vendere, a parlare. Infatti anche le mostre, le cose sono sempre più spettatori, più audience, più guadagni. Poi negli ultimi anni i fumetti vendono moltissimo. Ok, questo non c'è. Sono museo arte. E cose recenti, varie mostre, poi ci saranno anche mostre di sculture classiche. Quando ho fatto questa mostra? Nel 2021, infatti. Qui ci sia arte moderna che anche più. Anche più antica. Quindi è una sala, è un museo d'arte proprio che fa una esposizione sulla fissa, ma c'è varie mostre a tematiche, quindi a periodi. Allora, quale museo era? Allora, c'è un altro museo. Ah, questo è il Castello. Ah, questo è il museo della prefettura. Questo mi interessa. No, questo è il museo della prefettura. Vediamo la strada. Raccontarci dentro. Vediamo un po'. Ah, entriamo nel parco, vediamo un po'. Qui c'è la porta. Grazie, il termo bucci. Ponte. Però non riusciamo a entrare qua e ci andiamo a vedere il museo. Gradisco se è vero. Vediamo, perché c'è tanto che funzionano queste cose, eh. Ma dice che funziona, cioè, dal tracciato magari non funziona. Vediamo se lo prende, se funziona. Un po'. Vediamo un po'. Qui c'è il ponte, sì. Qui c'è il fossato, intorno, sì. Il castello, dentro il castello c'è il fossato. Questo è il castello. Particolarità di castelli giapponesi sono queste cose. A parte il basamento proprio qui in pietra, poi sopra c'è la costruzione in muratura e poi il castello è fatto in legno. Entriamo. Entriamo. Sul parco, che è appunto la prima, la sede del castello, dove stava appunto il signore, andiamo a andare. Il daimyo. Una volta c'era il daimyo, i signori locali che comandavano la zona, quindi facevano tutto, decidevano. E che ai tempi, quando il Giappone era ancora l'imperatore non aveva il potere che ha avuto dopo, il governo centrale su tutto non aveva il potere. E c'era appunto il signore locale che faceva un po' come gli pare. Dopo c'è stata la stazione, prima lo shogunato Tokugawa, che dal 1600 in poi ha unificato il Giappone, quindi ha creato un governo nazionale forte che il Bakufu, cioè il governo dello shogun, che stava a Edo, cioè Tokyo, mentre l'imperatore stava sempre a Kyoto. Dopo fine 800, cioè 1867, c'era la restaurazione Meiji, quando appunto ha preso il potere l'imperatore, che poi l'imperatore alla fine il potere non ce l'ha avuto mai, perché è stato creato un governo in stile moderno, quindi un governo proprio con il primo ministro, i ministri, e quindi è stato creato un governo in stile moderno, più simile a quello occidentale. E così è stato dato tutti i poteri ai signori locali, che ancora c'erano, e sono state create le prefetture. Quindi c'erano le province, sono state create le prefetture, appunto il prefetto serve, un po' come a noi, il prefetto, rappresentante dello Stato centrale, e la sua propria autorità, in Giappone. Le prefetture sono un po' come le province nostre, province, regioni, sono, e l'ente locale, la persona comune con i sindaci. Però a livello territoriale c'è la prefettura. Allora, non so cosa faccio. Questo è il parco diciamo qui il castello. Tutte le mura, poi c'è il parco, poi c'è anche a Tokyo, c'è il parco. Intorno alla residenza imperiale, c'è anche quello del castello. Che è il vecchio castello dove c'era prima lo shogun.
Diciamo Tokugawa stava a Edo, perché dopo entrava a Tokyo, quando l'imperatore appunto da Kyoto si è trasferito a Tokyo, e Tokyo è diventata la capitale di Giappone. E quindi dove stava appunto Shogun, se ne stava fatto il palazzo imperiale. E qui ci sono anche in altre città, ci sono questi parchi giardini e parchi ricavati dove prima c'erano i castelli. Allora, vediamo un po' cos'è questo qua. Questo mi chiama. Non si chiama. Dovrebbe essere questo. Mi serve la prefettura. Ah, vediamo un po'. Ah, dov'è? È questo qua. E magari la prefettura è Musino. Ah, vabbè, no. Allora, vediamo un po'. Museo prefetturale. Ho visto anche a Akita c'è un museo prefetturale. Quindi. Tutte le prefetture c'è, credo quasi tutte, dovrebbe essere per tutti. C'è un museo della prefettura. Fai appunto le cose storiche e culturali sulla prefettura. Situato in Parco Caio, il museo prefettura di Yamagata è la prima volta che vengo. È un edificio dove si può vedere l'invecchiamento. Ho visto tutti i musei a prefettura della regione di Tokyo. Ma mi chiedo se non vale la pena vedere il museo a prefettura di Yamagata. Un grande fosso di dinosauro alzerà la tensione sulle scale di Yamagata. Il fosso di dinosauro si chiama. C'è anche la scala edificio, ma ti fa sentire che puoi capire mostrando le mostre. Ma è un po' di quello. Mi ricordo appunto come dicevo qui, la traduzione è un po' così. Sulla Dea Giomone, personalmente, mi piacerebbe aspettare un'intervista. Caso qui da usare. E purtroppo metto sulle traduzioni che fa Google, quindi magari le frasi sono un po' strane da leggere. La traduzione di Google dal giapponese all'italiano, per esempio, queste frasi un po' strane. La ricostruzione un po'. Allora, vediamo un po'. Stati Uniti, questi sono Stati Uniti in epoca proprio antica. Epoca Giomone, infatti, sarebbe la storia nostra, l'età del ferro, quei periodi, l'età del bronzo, ecco, il 1000 avanti Cristo, sono appunto, ah, questo è il dinosauro, questo è il dinosauro, il dinosauro è vero, chissà che dinosauro è, ma questo qua non è un dinosauro, no, non è un dinosauro, infatti c'è così qua, tipo, così, sto chiamando questi qua i cosi, Dugundo, quando si chiama, su queste specie di, non so, foche, su una specie di foche, grosse. E questa è la barriera, questa è la barriera. Questa è la barriera. Proprio altri mari, bassa mare. Vediamo un po'. Dentro c'è qualcos'altro, dentro un po'. Ho qua la costruzione di una casa antica. Non in che epoca, dovrebbe essere 800, anche prima forse, una cosa di una casa tradizionale giapponese. Vari oggetti trovati, gli scarichi che fanno da zona, mi ha fatto varie cose. Ti ripeto il croce. Questa cosa. Questo è bassa mano, signore. Rosso. Rosso dal collare. Qua c'è il collare. Rosso dal collare. Poi si vede con il puntatore, quando punta. Si vede. Non so se si vede. Devo vedere il puntatore. Allora, vediamo un po'. Ma qua le costruzioni di qua, vedete? Qua le costruzioni di la popolazione preistorica. La zona, guarda questi. Questo cos'è? Ah, qua c'è l'altro cavallo. Si vede, si vede il puntatore. Qui c'è sia storia naturale, quindi gli animali, sia storia naturale. Antropologica, quindi gli animali, gli esseri umani, le cose minerali, c'è poi tutto. Stato del Buddha, insomma, la prefettura mi sono cose. Siete in metallo qua. Allora, la ricostruzione in metallo di quello che abbiamo visto prima. Quindi lo scheletro dell'animale, l'hai fatto in metallo. Questo è il museo, qua ripeterlo.
questo qua, questo qui di prima, le ossa, guarda come ci ho fatto il metallo. È bello questo museo, la prefettura, normale. Allora, museo prefettura, poi che altro c'è? Allora, il castello, vediamo come si chiama il castello. Allora, ci andiamo per la strada, direttamente. Vediamo se ci va. Ok, insomma. Ok, andiamo un po' vicino poi. Vediamo come si diceva, ci va. Poi ci andiamo. Vediamo, partiamo qua. Partiamo qua e vediamo. Vediamo come si vede, ma se non si vede bene non andiamo, vediamo per fuori. Di qua, questo è il parco. Il parco. È qua su, c'è il terrapieno, quindi è qua su. Il castello, cioè la sede dove è il castello, quindi adesso il castello, qui c'è il castello. Come ho detto prima, molti castelli sono stati anche, anzi al suolo, distrutti. Proprio a guerra, magari ci sta in battaglia, ma per togliere tutto il potere. È a simbolo dei poteri locali, quindi hanno tolto il governo centrale, smantellare il castello. Non ci doveva essere un simbolo dei poteri locali che poteva dare fastidio al governo centrale. Ha deciso di smantellare. Quindi niente più castello. C'è la possibilità anche di rivolte, tanto rivolte c'erano. Quindi arriviamo direttamente a Alice, il castello posso andare. No, questo ottobre 2011, quindi c'è le foglie un po' gialle. Vediamo, comunque non si vede qua, c'è terapia, bisogna andare direttamente qua. Ah, vediamo direttamente qua. Sì, troviamo un'altra casa. È un'altra casa. Come Takeshi Castle. Il castello di Takeshi. Che sarebbe il titolo originale di Badia Banzai. Ha detto che lo rifanno, dice che lo rifanno una nuova stagione, una nuova serie di Takeshi Castle. Allora, scatto il castello 8 luglio 22. Un secondo castello, quindi. E dice una cosa. Parcheggio. Scusa. Dopo se qui non è che dico più tanto. Cioè, tante sono. Ho letto delle cose fatte bene, spieghiamo proprio. Certi invece sono impressioni, cose, non hai fatto bene. Certi casi invece sono fatto bene proprio i movimenti storici. Molti sono proprio impressioni locali. Allora, questo è come l'entrata che ho visto prima, il terapia, il terapia, i mattoni, tutti i castelli giapponesi sono tutti fatti così. Questi terapieni sotto, cioè le mura proprio fatte in pietra, poi dentro c'è proprio la terra, e poi sopra c'è la costruzione, in muratura e anche il legno sotto, poi c'è il castello. Ecco il basamento. Cioè, è fossato con l'acqua. Qualche cosa è rimasto, insomma. Le parti periferiche, le torrette, i tornano ai muri. È il centrale castello, c'è cioè. Il castello centrale, c'è cioè. Questo muro è un conduttivo locale. Qua è nero, vediamo scusa. Queste zone insomma che quando mi arriva questo comincia a aprire i ciliegi fiori e qua la solita mappa esplorativa fatto molto bene come hanno detto aveva certi posti che trovi i cartelli esplorativi tutti rovinati tutti schiacciati cancellati scuri niente o abbandonati ho visto certe zone archeologiche con i cartelli tutti rovinati si capiva niente ciliegi fiori. Quindi Hanami, e qui ora. Ecco, mi fa proprio la zona com'è. La mappa proprio della zona. Le varie cose arrivano. La ferrovia che passa di là. Questa ferrovia. Trappeggiamo questa ferrovia. Caio, Park, guida il parco. Il parco. È bello questo parco. E questo vuoi il castello qui, vedete com'è il castello. La costruzione come il castello, questo è il muro, il centro c'è proprio la costruzione principale era il castello,
poi c'è il dopo opaco, c'è il giardino, e col terrapieno e le mura, e poi c'è il ponte che collegava il resto della città. Il castello di Yamagata, l'acqua possata. È bello. Poi forse poco per i rimasti sono belli. Forse è bello. Ok. Allora, poi andiamo, forse ci sono, dove sono 10-8, forse ci avete tutto come ci avete, insomma, la cosa più interessante. E a volte vediamo qualcosa. Adesso vediamo. Adesso c'è qualcos'altro, allora c'è, allora andiamo. Ah, un museo l'ho visto, l'ho visto. Dopo questa cosa qua è il segno della descrizione del video che ho messo, l'abbiamo visto anche. Anche il video pubblico domani, vi ricordo che io là, il giorno dopo lo pubblico come video, quindi lo scarico, lo edito, lo trovo tutta la sera, tutto e poi lo pubblico come video, quindi la trovate sia come live che come video. Nella playlist proprio dell'esplorazione web apps e proprio il video. Allora, ci serve una cosa interessante qua, vediamo. È una via di Yamagata, che si chiama appunto Mamigasaki Sakura Line. È la via alberata di ciliegie, dai. È sta qua, è un po' fuori. Yamagata University, siamo un po'. È quelli qua. È qua. È una via che appunto è un viale alberato di ciliegie. Quando è la prima vera è tutto fiorito. E arriva il fiume. E arriva il fiume. Vediamo un po'. Adesso ci andiamo, cosa che è su. Ecco, infatti, le foto che c'è adesso le fate ottobre, non c'è niente. Cioè, questi sono ciliegi, però ogni ottobre sono fiorito. Vediamo. Questo di ciliegie che in ottobre vado a fare casette periferiche, quindi bisogna anche un po' residenziale. Comunque qua, adesso qua la macchina sembra strana perché è la foto del proprio. Quindi qua è già alberato, adesso andiamo a vedere le foto perché sono queste possono essere solo quando c'è la fiorita di ciliegie, durante l'anno. È un semplice piano alberato. Vediamo un po' le foto, ecco qua. Guardate qua, che roba. Ah, questa è recentissima, aprile 23, l'abbiamo fatta adesso. L'ho fatta 2 mesi fa, questa foto. Un po', due, tutte le recenti, quindi d'estate. Vediamo 23. È tutto fiorito. E vediamo qua, che roba. Proprio su in riva al fiume c'è anche la zona andare a mangiare con i tavoli e c'è un parco quindi riva al fiume qua di notte ma questo è il 21 aprile questo aprile 18 quindi anche qui ma che roba in quasi tutti gli anni quando aprile è uno spettacolo questo aprile maggio questo maggio 23 in proprio un mese fa. Cioè, un mese fa, un mese fa, pochi giorni fa, insomma. Sono metà giugno, quindi. 20 giorni fa. Un mese fa. Niente. Immagino che sia qui. Qui c'è questo viale alberato, tutto pieno di ciliegie. Ok. Beh, boh, cosa interessante. Ci sono anche le altre città, queste cose, no? Non così grandi, ma insomma, altre cose, di solito ogni città c'è queste zone, insomma, ci sono un po' di alberi, ciliegie, alberi. Adesso ne avete un tempio, no? Non so, adesso vediamo sul tempio, poi ci fermiamo, magari finisco la prossima volta. Tempio, allora, avete un tempio. Andiamo a vedere il suo tempio. Penso perché contate una giornata. Vediamo magari lo aggiorno io. Allora, questo sta un po' fuori. Yamagata. Mette un po' fuori. Sempre Yamagata.
Rishikushi Temple Yamadera. C'è anche a fermare il tempo. Yamadera, sì. C'è il tempo. Dove siamo qua? Yamadera, qua c'è qua Yamadera. Va su, qua siamo. È un po' fuori. Questa è prima casa. Come sono? Andiamo a vedere. Allora vediamo da vicino. Vedi, quando io ingrandisco, dove mi ingrandisco dentro come centro questo qua, invece no. Non so perché fa così con il mouse. Cioè, dove mi ingrandisco al centro la selezione, invece no. Allora, vediamo un po' l'estate. No, sul tempo. Sì, infatti c'è la strada va sul tempo. Ok. Vediamo un po' com'è. La strada. Ah, Daibutsu, c'è anche Daibutsu. Cioè, Daibutsu sempre grande, grande butta. Daibutsu. Dai, vuol dire grande, Butsu vuol dire butta. Vedi, vari tempi ci sono qua. Questo è il simbolo buddista, quindi devo stare a guardare. Perché purtroppo. La cavalla la fatinati si deve usare un simbolo indiano orientale per fare qualcosa di fatto. Questo è Maggio, sarebbe chiamato la svastica buddista. Non c'entra niente con la nazista. Proprio perché alla rovescia, no? Dovrebbe essere alla rovescia perché la nazista è girata alla rovescia, è andato verso, è girata. Allora, il tempo sta qua. Sai che fa tutto qua. Quello che c'è? 15 sto. Ah, qui sono le pietre che vai su. Un po' più mezzo la bella qua. Vari tempi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, su, vari tempi. È un po' questa strada. La portiamola qua. Però partiamo. Andiamo qua. È un po' questa strada. Qui la strada che va su. Ah, infatti c'è entrata. Vediamo come è messo. Qua si va con la bietola. Tutta la strada che si va su con la scalinata, questo è il posto bello. Quindi si va su. Il cammino, quindi un cammino per il tempo. Vai su, vai tempo. Vai su. Vai scalinata qua. Il fuoco, l'immagine sono simile. Io sulla collina, sul cammino, dove la gente fa anche per il pellegrinaggio. Tutto scale, va un po' su qua. Cioè, se non c'hai le gambe per andare su, è un po' difficile. Quindi, tutto fatto così come scalinare, quindi non c'è una strada. Cioè, che si può andare in auto. A piedi vuoi vedere queste sono tutte le lanterne votive questo così che si va su con le scalette qua questo anche sono delle tombe qua su e un po' così andare su verso tempo quello principale qua questo tempo principale poi sai tutto il complesso che serve Rishikaju Rishikuji tempo allora se andare su un salire adesso so a che altezza è usa qualche centinaio di metri su vicino questo è bello piano ci va un buon da su perché se scala qua c'è qualche persona qua c'è la gente qua c'è i turisti che si anche i pellegrini ah, so, si va ai tempi.
Stavo in anticipo. Vediamo come la cima. Passo, vediamo come la cima. Sarà panorama. Questa è la cima proprio, come c'è il tempio. Bravo. La cima è qua. Adesso si vede. Tutto il panorama è qua su. Qua c'è. La valle. Sì, in cima proprio. Qui c'è il tempio. Questo è bello fare proprio camminando questa strada. È bello. Ah, dunque, insomma. Perché poi portato via se si rallenta un po' via. Questo è bello tanto. È un po' di foto in generale, se vuoi qualcosa. Allora, questo dice qua. Vediamo quello che è fuori. Diciamo che anche per stare nel mondo bellissima faticosa esperienza, vale la pena. Foto meravigliosa e parola mica te. Stiamo trovando le pesci e poi, cioè i ricordi, magari c'è questo. Un luogo più cattivo in Giappone, si tratta di trovare con la neve incredibile, anche se pericoloso per via del ghiaccio, sulle scagliette, credo. Ma anche a novembre con gli asci colorati, durante i momici, quindi gli asci colorati. Deve essere un'esperienza affascinante. Ah, sono sempre vicino agli altri volte, no? Forza. Andiamo poi foto. Qui appunto ci sono turisti, gente che piace da solo, però anche come cosa, anche come sport, insomma, da solo, in salita. Ma qui si va ai templi, ecco. Quindi tutti questi templi arroccati su ogni scalino, ogni cosa c'è un templo. Chissà se sta ispirato a questo coso qui o a un coso simile, il maestro Kurumada quando ha fatto il cavallo di Zodiaco, c'è il grande tempio, sapete, c'è la salita andando su, ogni tanto c'è una casa che è 12 case dello Zodiaco, quindi c'è tutta la salita che va su più in cima, c'è il grande tempio e ogni tappa c'è una casa del semi sacro. Forse se sei ispirato a uno di questi, se sono altri c'è solo questo, in giro c'è poi questi posti, lungo le montagne ci sono tutte le salite strane da su, ma quando vai su c'è i vari templi, poi su. Posto bellissimo. Questo è il bandiere buddista, il colore buddista. È molto bello. Infatti questo periodo, novembre 22, l'anno scorso. Quando c'è appunto il Momiji, che serve appunto quando si va a vedere gli asci rossi, i fuori rossi. I due periodi dell'anno, quindi Hanami, a primavera c'è i ciliegi fioriti e in autunno ci sono gli asci rossi, diciamo, i fuori rossi. E a questo fatto all'interno della roccia, dentro la roccia hanno scavato il tempo. Molto bello. Ecco qua, questa è la ricostruzione. La foto, la mappa da quale si parte, i vari cammini, man mano si va, i vari tempi, vai su. Tempi, vai su. Questo cibo. Questo coso è la pasta. Io sono in cima, i vari tempi. Bello, molto bello. Molto bello sono. Qua, incastonato dentro una roccia che non è scavata. Vediamo quanto vuoi fare. E qua si vede proprio questa scalinata. È un po' dura a fare su tutte queste scale. Cioè non c'è una strada che porta su. Non porta su qua, ma anche cosa, no? Devi farla a piedi. Un po' come a Bologna lì c'è Madonna di San Luca che va su, c'è sia la scalinata che va su, sia il cammino, quindi, sia la strada che porta su qua. Qua devi farla tutta a piedi.
ma qualche parola, come topia proprio all'interno di lungo la dorsale delle Alpi giapponesi, all'interno del Giappone, la parte interna, le montagne. Molto bello, molto bello. Ok, chiudiamo qua. Chiudiamo qua e c'è qualcosa da vedere, vediamo questa volta. Quindi, Shakuchi Tempio, Tempio, Yamadera. Yamadera. Ok. Allora, chiudo qua. In Google Web Maps fila allora, abbiamo finito la live, un'oretta poco più ci sta, quindi. E allora, il suo contatto ha segnato, oh sì, ha segnato, ha segnato 37, ok, ha segnato, quindi allora, questo senso, ha segnato, quindi il contatto è segnato, siamo 37, ringrazio la Gabriel Chance per essersi iscritto. E quindi arriviamo a 50, poi vediamo, diciamo, a crescere anche di più, intanto arriviamo a 50, vogliamo. Allora, molto noi ci vediamo martedì. Martedì, facciamo la martedì, non so, ancora devo uscire, magari di arte, vicino, perché l'altra volta devo parlare di cinema, vediamo un po', devo fare un regista, ma quasi si può parlare. Magari facciamo cinema, forse letteratura, se vediamo un po'. Trovare qualche aggiornamento sui libri, le ultime uscite che sono state, ultimamente sono usciti molti libri di autori giapponesi in Italia. Gli ultimi anni sono usciti molti, molti anni su, qualche anno fa, 10 anni fa, si trovava solo Murakami, Banana Yoshimoto e Pocate, insomma. Dicevo proprio un boom, insomma, sia di manga, di fumetti, ma anche di letteratura giapponese. Molte case editrici pubblicano autori giapponesi, sia del passato che più recenti. Qui si trovano le cose. Vediamo, vediamo, adesso vediamo un po'. Forse facciamo un cinema, non lo so, devo vedere. Perché non c'ho tempo, questi giorni mi. Adesso domani vado l'altro, sono l'organizzo per preparare la per il martedì. Il martedì parliamo, vediamo, o cinema o letteratura, vediamo. E poi sabato prossimo vediamo, finiamo Yamagata perché c'è qualcos'altro da vedere. E poi fra 2 salti iniziamo Sendai, Sendai c'è da starci. Sendai, bella luna, bella grande come città, c'è da vedere. Quindi, ringrazio tutti quelli che sono venuti a vedere la live. Vi ricordo che il canale, il video questo qua domani lo edito, poi lo ripubblico come video, come video fisso. Quindi lo trovate sia come live, come video, lo troverete come video domani sempre sul canale, sulla playlist appunto Esploriamo Giappone con Google Maps. Quindi, iscrivetevi al canale, non costa niente, come ho detto prima, basta cliccate sulla campanellina, sul singolo punto di iscrizione. Se volete invece sostenere il canale, potete fare una piccola donazione da streamers.com, indifferentemente, quindi o un altro, dovrò apparire, ok? E poi se volete potete anche acquistare i miei book che trovate da 5 euro su Amazon. E facendo queste due cose potete sostenere tutto il network Otaku Banking, quindi oltre al canale YouTube anche gli altri canali, gli altri social. Quindi, oltre qui al canale YouTube, dove vi ricordo trovate tutti i live recenti che prima facevamo su Twitch, adesso invece facciamo solo qui su YouTube. Perché Twitch non ce l'ho più, sono studiato Twitch. Ma sono mesi che ho chiuso, cioè trovate, se andate sul canale trovate la pagina di Twitch, poi io c'è l'account, ma lo uso solo per magari vedere qualcos'altro, qualcun altro. Di solito non ce l'ho più su Twitch, perché va studiato. E faccio tutto su YouTube, quindi continuo YouTube. E quindi trovate tutti i vari video che facciamo prima, quando parliamo di manga, letteratura giapponese, cinema giapponese, arte giapponese, e c'è anche il corso di giapponese, vi ricordo tutta la playlist, tutte le lezioni di giapponese, trovate qui sul canale YouTube. E più anche i video che ho fatto in Italia, c'è ancora questi video che ho fatto in della provincia, andando a vedere qualche medievale, i posti, i centri storici, anche facciamo salite, insomma. Sempre che mi piace andare in bici, quindi sono percorsi vecchi, sono 50-60 km. Lunghissima, anche, insomma, anche impegnativi, certe volte, o solo piano vuoi, insomma, sono vari posti, insomma, da vedere interessanti. Forse farò qualcun altro, tante volte, insomma, se state, se riesco a fare qualche altro video, perché avevo visto tutta la provincia, non c'è ancora qualche posto da vedere. E tutto questo trovate sul canale YouTube.
Poi c'è la pagina Facebook, dove sempre avvisi, anche stamattina mi sono fatto dare stasera, quindi iscrivetevi così siete sempre aggiornati. Metto anche tutti i link e tutto quello che pubblico sulla pagina Facebook. Poi c'è il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove trovate foto, cose dei vari, TikTok, i video. E a me, mi raccomando, che piacere di occuparvi. Speriamo che avete la posta perché è successo da quel tempo, credo che sia da oggi, perché ieri che deve funzionare. Ci ha fatto un po' di mesi fa, adesso ci ha fatto una volta, e si è bloccata la mail del libro. E speriamo che metta a posto, perché a me mi serve, insomma. Ci devo mandare anche le cose, insomma. Mi serve questa mail. Speriamo che la metta a posto. E niente, tutto, quindi noi ci vediamo martedì. E vediamo, faccio cinema, faccio, non so, adesso devo vedere di cosa si può parlare, devo trovare, studiare un po' di cose. Vediamo. Quindi, un saluto a tutti e a tutti. Buonanotte e alla prossima.